Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, è primavera. Monopoli salì alla ribalta delle cronache nel 1956, quando Franca Raimondi, che qui nacque prima di diventare una stella della musica leggera, vinse il Festival di Sanremo con questa canzone Aprite le finestre. Una metafora di questo approdo nell'Adriatico, chilometri di costa in provincia di Bari, accucciata sotto gli archi dentro nicchie fatte ad arte, meta di turisti da ogni parte d'Europa. Très jolie et les gens sont très accueillants. La ville è magnifica e il paese è très accueillant aussi. Oui. In una parola soltanto, italiana, bella, bellissima, carina. Bellissima! Bellissima. Il suo centro storico da Palazzo Martinelli, Meoevoli, sul porto al castello di Carlo V, il tutto visto dalle mura che circondano la città. All'interno la torre civica e la colonna infame, Piazza Garibaldi dove trova ospitalità una biblioteca fornitissima, la basilica cattedrale, i santi e le icone sotterranee come la cripta rupestre della Madonna del Soccorso risalenti all'XI secolo, San Michele in Frangesto, poco fuori Monopoli. Il castello di Carlo V che fa quasi da sentinella all'ingresso del porto di Monopoli. E un po' tutta la storia si regola su questa città, su questo porto, sui motopescherecci, sulla gente, su chi sta a mettere a posto le reti, per arrivare anche all'arte, alla devozione e della Madonna della Maglia, quella della cattedrale. C'è poi la campagna, impreziosita dalle masserie e da un paesaggio rupestre semplice e riposante. Ci sono tanti elementi, c'è il mare, ci sono le colline, le campagne, ci sono le chiesette nelle campagne, c'è la devozione verso San Michele e c'è anche il mondo delle masserie fortificate. La masseria Caramanna è uno degli esempi con questa scala che sale su a tenaia e che rappresenta un po' il mondo barocco e la nobiltà che entra in campagna. Ma c'è anche il mondo rupestre che ci riporta verso l'Oriente, all'interno di queste chiese affrescate con i santi di una volta e il tutto proprio cavato e scavato all'interno del tufo. Il mare è meta di migliaia di bagnanti ai quali la Capitaneria di Porto, in vista dell'estate, rivolge un appello sempre utile. Bisogna evitare la lunga esposizione al sole ed inoltre evitare di fare il bagno subito dopo aver mangiato. E soprattutto per i più giovani bisogna evitare di fare tuffi da scogliere troppo elevate e senza aver cognizione del fondale. C'è poi il turismo d'élite, garantito qui da aziende leader nel campo. I clienti che da noi vengono da ogni parte del mondo, piuttosto che venire in una regione depressa del mezzogiorno d'Italia, vengono in un posto in cui possono fare vacanza. Con prezzi accessibili? Con prezzi paragonabili a quelli di una business class. E allora tutti a Monopoli, con ogni mezzo, l'importante è arrivarci e restarci, naturalmente.